Signore vi dia pace, ancora dalla porzioncola in Santa Maria degli Angeli, nei pressi di Assisi, siamo in questa, questo luogo, questa cappella chiamata la cappella del pianto. Francesco meditando sulla passione di Gesù ha partecipato tanto e intensamente fino alle lacrime, a, al momento sublime in cui Dio ha manifestato la profondità, possiamo dire, del suo essere, cioè Dio amore. E abbiamo iniziato a, a parlare di un piccolo programma quotidiano di vita. E ora eh, vedremo eh, quello che chiamo lo spirito di servizio. Dopo la preghiera personale, appunto, quest'altro punto del programma di vita. Eh, per chi vuol vivere la propria vocazione cristiana pienamente come discepolo di Gesù, ecco appunto lo spirito di servizio. Vorrei introdurre questa meditazione con un brano del Vangelo di Marco. Siamo al capitolo 9, dai versetti 30 a 37. Eh, si tratta del secondo annuncio della passione che Gesù fa. Partiti di là attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso dopo tre giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao, quando fu in casa chiese loro di che cosa stavate discutendo per la strada ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi chiamò i dodici e disse loro, se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e abbracciandolo disse loro, Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Ecco, bellissimo questo brano in cui Gesù per la seconda volta annuncia la propria croce, la propria passione e risurrezione. Allora, ecco, lo spirito di servizio, il servitore di tutti, dice qui Gesù, vedete, questa, da questo Vangelo Francesco ha preso anche eh, un appellativo che amava eh, scrivere per identificarsi quando mandava le lettere. Francesco Infermo ha scritto varie lettere a, ai frati, ai governanti del tempo, ai sacerdoti, a tutti i fedeli e lui all'inizio proprio si presenta così, frate Francesco, vostro servo umile, oppure Francesco, il servo di tutti, siccome sono servo di tutti, devo servire tutti. Ecco, per sé Francesco aveva scelto questo titolo e guardate che è un titolo altissimo dicevamo prima che è il titolo che Maria ha scelto per sé sono la serva del Signore, ma è anche il titolo che ha scelto Gesù. Eh, vedete, su Gesù c'erano tante attese. Ogni gruppo eh, in Israele attendeva il Messia eh, secondo eh, certe idee. Ciascuno proiettava sul futuro Messia eh, una propria idea, proprie attese. Ebbene Gesù eh, tra le tante sceglierà l'immagine del servo sofferente, come descritto dal profeta Isaia, soprattutto al capitolo 53. Gesù è colui che pur essendo di natura divina eh, si è presentato come il servo, colui che dà la vita. Ecco allora, ser, spirito di servizio non tanto svolgere dei servizi, ma acquisire l'attitudine oblativa, cioè la disponibilità permanente a donarsi, a venire incontro, a prendersi cura, a intuire le necessità dell'altro, a voler gratificare l'altro. Lo spirito di servizio è l'espressione concreta dell'amore che il Signore ha messo dentro di noi. Uno stile, quindi una dimensione con cui facciamo ogni cosa, che dà colore ad ogni nostra relazione, uno spirito appunto. Avere lo spirito del Signore Gesù che è venuto per servire e non per essere servito. E ha vissuto così fino alla consegna della sua vita. Ci ha portato lo stile intimo di Dio, il suo essere che è amore, cioè dono pieno di sé. Non ci stancheremo mai di ripetere questo. Dio è amore. San Giovanni, l'apostolo prediletto di Gesù, già anziano, quando ancora scrive le ultime parole su Gesù, non dirà altro che questo: Dio è amore, Dio è amore. E l'amore di Dio si è manifestato in questo: Non noi abbiamo amato Dio, ma Lui ci ha amato per primo. L'amore, innanzitutto, è discendente. Bene, questo amore è Gesù, è incarnato in Gesù, l'amore di Dio. Allora, dicevamo ci ha portato lo stile intimo di Dio, il suo essere che è amore, cioè dono pieno di sé, comunicazione, uscendo da se stesso per donarsi a noi. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato, ci dice San Paolo. Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, chiamandolo all'esistenza. L'unico scopo per cui Dio ci ha creato è per amore, perché voleva avere dei figli a cui comunicare eh, il suo essere, la, la pienezza del suo amore, i suoi doni, voleva avere degli interlocutori liberi, delle persone a cui donarsi. Ci ha creato per amore, ma ci ha creato per amare, per l'amore. L'amore è pertanto la fondamentale e nativa vocazione di ogni essere umano, ci ricorda Giovanni Paolo II nella Familiaris Consortio. Prima ancora di altre vocazioni, specificazioni di vocazioni, la vita consacrata, il matrimonio, prima di tutto, e quasi come denominatore comune di tutte le vocazioni, c'è la vocazione all'amore. Non si può vivere senza amare ed essere amati. Parto da un piccolo episodio di vita domestica, potremmo dire. Una signora dalla parrucchiera ascolta una ragazza che di lì a poco si sarebbe dovuta sposare, che così si esprimeva questa ragazza. "Ah, se il mio futuro marito vuole le camicie stirate, che se le stiri lui, perché io non sono mica la sua serva. E poi mi deve comprare il lavastoviglie, perché non voglio mica rovinarmi le mani lavando i piatti. E così di seguito. La signora che riportava questo episodio si fece coraggio e disse alla ragazza: Senti, ti consiglio di non sposarti. Dico subito che le camicie le può stirare anche il marito, i piatti, eh, tutti li possono lavare, è bene forse aiutarsi anche nei servizi domestici. Penso però all'atteggiamento di questa ragazza. Sposandosi ci si consegna la vita. Il tempo, i beni materiali, tutto se stesso. Ed è bello questo, che una persona si consegni a te pienamente e tu possa consegnarti fiduciosamente ad un'altra persona. Ma una volta data la vita, tu fai fatica sulle piccole cose, tu fai fatica sulle camicie da stirare o sui servizi piccoli della casa. Ecco. Un giorno Gesù, dopo aver annunciato ai discepoli per la seconda volta la sua passione, morte e risurrezione, si accorse che i discepoli, lungo la strada, discutevano chi tra loro fosse il più grande. Pensate un po', pensate la meschinità, che spesso è anche la nostra. Gesù annuncia la consegna della sua vita nel dramma della sua morte in croce e i suoi amici pensano al potere da spartirsi. Ogni volta che si forma una comunità, un gruppo, una famiglia, anche una comunità religiosa, un gruppo parrocchiale, un partito politico, un qualsiasi gruppo umano, sapete qual è il primo problema che si presenta? Chi comanda? Chi è il primo? Chi ha l'ultima parola? Così siamo fatti. Allora, ecco, Gesù risponde ai discepoli, Gesù educa, Gesù forma la sua comunità, forma la Chiesa, forma noi. E pone subito una regola. Gesù ci viene incontro e ribalta la logica puramente umana con una regola che non lascia dubbi. Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Non negando il desiderio di essere grandi, ma Gesù ne indica la via giusta, si esprime in modo parados paradossale affermando che chi vuole essere il primo deve diventare l'ultimo di tutti, occupare l'ultimo posto, perché l'ultimo posto è quello di Dio. Dio si trova all'ultimo posto. Pensate Gesù in croce, l'ultimo. E perché non sia frainteso, chiarisce che cosa significa essere l'ultimo, essere il servitore di tutti, servo di tutti. Dicevamo Francesco, Maria, la Vergine Maria, Gesù. Il servo di tutti. E questo è un carattere irrinunciabile per il cristiano. Pensate in una famiglia, pensate in una parrocchia, il servo di tutti. Ecco, una regola. E poi un gesto simbolico Gesù compie per fissare meglio il concetto e per esprimere la misura del servizio. Cosa vuol dire essere servo di tutti? In mezzo a questi uomini che poco prima hanno discusso su chi tra loro fosse il più grande, Gesù pone un bambino piccolo da accogliere nel suo nome. Un bambino. Ha bisogno di tutto un bambino. Pensate, un neonato. Prende tutta la vita dei genitori. Le sue necessità sono totali, moltissime. Ha bisogno della cura e dell'affetto degli adulti, dell'amore di una mamma e di un papà per poter crescere in modo armonioso. Non è autosufficiente. Pensate per quanti anni un bambino, un ragazzo, un adolescente, un giovane dipende dalla famiglia. Una giovane mamma, di cui avevo celebrato la messa delle nozze, al battesimo della seconda figlia mi ricordava una frase dell'omelia che io avevo detto durante la celebrazione del matrimonio. Avrei detto così, quando avrete dei figli dovrete mettere la vostra vita tra parentesi. E a commento questa ragazza, questa donna, questa mamma aggiungeva di suo parentesi non solo tonde, ma quadre e graffe, come per dire che la vita non le apparteneva oramai. Ma si tratta di un'espropriazione di vita per amore. Parlando di bambino, naturalmente si intende non solo di età si può trattare anche di un anziano in casa di un malato da accudire di un povero di cui ci si fa carico come ecco e Gesù ci indica anche l'accoglienza accogliere è una parola magica nel vangelo l'accoglienza quanto è importante aprire la porta far entrare nella propria casa nella propria vita Fare spazio alla comunione, nel cuore soprattutto, accogliere la vita nascente di un nuovo figlio, accogliere con amore le persone con cui viviamo e che facciamo fatica ad amare, le persone con cui lavoriamo, farle sentire che ci sono, che sono importanti per noi. Conosco famiglie che hanno figli e tuttavia si sono aperte all'accoglienza di bambini o con l'affido o con l'adozione. Conosco famiglie che hanno adottato un bambino con la sindrome di Down, con tutto quanto può significare di dedizione e attenzione che questi bambini dolcissimi d'altronde hanno bisogno però di ricevere. L'accoglienza è la via diretta alla comunione con Gesù e con il Padre. Infatti Gesù lo dice, chi accoglie uno solo di questi bambini, ripeto, bambini non solo di età, un anziano, un malato un povero. Ecco, chi accoglie uno solo, uno solo, non possiamo accogliere il mondo intero, uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me. E chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Ma è la via diretta questa, la vera grandezza, perché non esiste nulla di più grande della comunione con Gesù e con il Padre, nulla su questa terra ci può innalzare di più. Questa è la risposta di Gesù al desiderio di grandezza dei suoi discepoli. Perché Gesù, Dio, non mortifica il desiderio dei discepoli verso la grandezza, il superamento di sé, verso una vita più piena, ma indica la sua via per la sua grandezza, cioè il servizio al più bisognoso, che porta alla vera grandezza cioè alla comunione con la Trinità, a divenire accoglienza, pensate un po', della Trinità. Dio che non può essere accolto dall'universo immenso, ma può essere accolto dal cuore umano. Non v'è nulla di più grande per la creatura che quello di accogliere nel tempio del proprio cuore lo stesso creatore, l'infinito Dio, il senza misura, il senza tempo, Dio vuole essere accolto nella più piccola e bisognosa creatura che forse vive accanto a noi tutti i giorni. Ma è la grandezza dell'umiltà, la grandezza dell'amore, una nuova unità di misura. Anche questo è un modo, come scrive Papa Francesco, attraverso cui giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo più che umani. Cioè, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Nella Evangelii Gaudium, bellissimo questo. Giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo più che umani. Cioè, cosa vuol dire essere più che umani? Quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Questo nell'amore potremmo dire nell'accoglienza del più piccolo. Vedete questa esperienza eh, Francesco di Assisi l'ha fatta con i lebrosi. Nel testamento che ha scritto poco prima di morire lo ricorda, guardando indietro la sua vita, ricorda questo episodio. Il Signore diede a me, frate Francesco, di cominciare così a fare penitenza. Essendo nei peccati, amara mi sembrava la vista dei lebrosi, ma il Signore mi condusse tra di loro. E io invece di fuggire usai misericordia con loro. Cioè mi è nato dentro un amore, un'attrazione verso queste creature marginate, sfigurate, abbandonate da tutti. Ho sentito un'attrazione, un amore. Ho saputo trovare il volto di Dio in quei volti sfigurati. Ebbene, ho usato misericordia con loro. E quando mi, mi allontanavo da loro, ciò che prima era amaro, mi si trasformava in dolcezza di anima e di corpo. E allora stetti poco e decisi di consacrarmi, di consacrare la mia vita al Signore. Ecco, vedete, per Francesco, il lebroso è stato un maestro. Non era Francesco che dava, che portava qualche cosa ai lebrosi, ma sono stati i lebrosi che hanno insegnato a Francesco. Nelle nostre. E documenti ispirazionali di noi francescani si dice che i poveri sono nostri maestri, ed è verissimo: se tu curi un povero, il povero curerà te. Se tu ti prendi cura di un bambino, di un bisognoso, di un povero, sei tu che cresci, sei tu che ingrandisci il tuo cuore. Il tuo cuore, piano piano, cresce e diventa: se lo fa per amore, alla misura di Dio, Padre che ama tutti. I poveri, nostri maestri. Se tu curi un povero, il povero poi curerà te. Ecco, eh, l'esclusione del povero, del più piccolo, di qualsiasi persona dal nostro cuore, sarebbe l'esclusione dello stesso Dio dalla nostra vita. Ancora Papa Francesco ci dice... Sarebbe relativismo pratico agire come se Dio non esistesse, decidere come se i poveri non esistessero. Quanto è importante questo. Oramai non si può decidere, io direi, ogni politica anche, le scelte della Chiesa, anche le scelte di una parrocchia, le scelte di noi frati, non si può scegliere come se i poveri non esistessero, sognare come se gli altri non esistessero. Non si può prescindere da questo. E Papa Francesco, quando è venuto eh, il 4 ottobre qui ad Assisi, ha visitato tutti i luoghi. Quando è sceso qui alla Porziuncola, ha lasciato scritto sul libro degli ospiti questa frase per noi frati: Ha scritto così, cari fratelli, per favore custodite la minorità. Noi siamo frati minori, cosa vuol dire la minorità? Vuol dire proprio questo, occupare l'ultimo posto, quello del privilegio, quello che ci ha assegnato Gesù, quello che è di tutti i cristiani. Ma noi dobbiamo andarci quasi come richiamare tutti i cristiani all'ultimo posto. Questa volta è il Papa che ci richiama all'ultimo posto, questo Papa. Lo Spirito lo ha suscitato per richiamare tutti noi al posto che ci compete nel mondo, l'ultimo, perché dall'ultimo posto si vede meglio la realtà. Ecco, allora abbiamo detto l'accoglienza, un bambino da accogliere, ma nel mio nome, dice Gesù, nel mio nome. Cioè, cosa vuol dire? Nel mio stile, cioè accogliere nello stile di Gesù, che è venuto a servire e non a farsi servire, servizio reso a tempo pieno fino al dono totale di sé, fino al dono della sua vita. Infatti non sono venuto per essere servito, ma per servire e dare la vita in riscatto per molti. Quindi cosa vuol dire servire? Servire dare la vita, perché questo è il segreto della vita. Qual è il segreto della vita? È che l'abbiamo ricevuta gratuitamente. E la possiamo vivere al massimo, al meglio, donandola gratuitamente. Questo è il segreto della vita. Quando è che una persona è veramente matura? Quando ha capito che la vita non è sua e ne fa dono e vive per gli altri? In questo tu cresci, superi il tuo egoismo, ne vieni fuori. Finché non diamo tutto, non diamo niente. E solo chi non ha più nulla può dare tutto. È Gesù la nuova unità di misura dell'amore e del significato della vita. È importante scoprire come consegnare la vita. Per ciascuno c'è una vocazione, c'è la vocazione al matrimonio. Guardate, che il matrimonio è un cammino di santità, eh? quanta fatica relazionarsi tutti i giorni e i figli e consegnare la vita e lavorare tutta una vita per i figli, per crescerli, per educarli e poi uno li vede partire, quindi hai vissuto per loro, ma questo, la tua vita fiorisce e dà frutto proprio così, se tu ti trattieni, muori in te stesso. Ecco allora il matrimonio, la consacrazione, una vocazione cioè che impegni la nostra vita per sempre, non provvisoriamente, non lasciarci vincere dalla cultura del provvisorio, ha detto Papa Francesco ai fidanzati qualche giorno fa a Piazza San Pietro, il giorno di San Valentino, non lasciarci vincere dalla cultura del provvisorio. Ecco, cari fratelli, per favore custodite la minorità, ci ha ricordato a noi frati della porciuncola Papa Francesco. Il santo di Assisi ha voluto per la sua fraternità proprio questo nome come titolo di identità, siano chiamati e siano frati minori. E aggiunge, per chiarire, e l'uno lavi i piedi all'altro e siano sottomessi a tutti. La misura del servizio, fino a mettersi i piedi dell'altro e lavargli i piedi. Eh, questa è un'immagine, cioè aiutare l'altro a lavare gli aspetti negativi. A togliere gli aspetti negativi della propria vita. Questo è il servizio. Il servizio non è solamente di cose materiali, servire l'altro nelle cose essenziali. Pensate voi, donare, testimoniare la bellezza della fede a un fratello. Questo forse è uno dei servizi più alti, indicare la via del Signore a un fratello. Tra tutti i fratelli, tra gli uomini e le donne. I frati, diceva Francesco, siano i più piccoli e i servi di tutti, chiarificatore dell'intenzione di Francesco il ricorso all'altro gesto simbolico di Gesù che lava i piedi agli Apostoli nell'ultima cena. Ecco, fratelli, lo spirito di servizio, questo ci rende più vicini e più simili, più a immagine di Nostro Signore Gesù, il Cristo, il Signore. Vi dia pace.